White Light. Il film si intitola Mrs. White Light e l'idea, diciamo, del film è nata dal mio carissimo amico Paul Schoberg, che ne è il regista e lo sceneggiatore, ed è l'idea che deriva da quella che è la sua, non dico ossessione, ma un suo interesse molto spinto in quello che riguarda non la morte in sé, ma soprattutto quello che è il lutto, l'elaborazione del lutto. E la storia segue la protagonista, che si chiama Lex Cordova, che ha una dote particolare, fa la consulente, diciamo, di malate terminali, le accompagna verso la fase finale della loro malattia, ha una dote particolare perché è altamente empatica, mentre non ha assolutamente nessuna dote particolare per quanto riguarda il rapporto, diciamo, con le persone che vivono ancora la loro vita. Philip Seymour Hoffman, Paul Newman, Robert Redford. La lista è lunga di attori che mi possono avere influenzato, che ho sempre considerato, diciamo, come punti di riferimento, lunghissima. Chiaramente, diciamo, attori veramente preferiti, incominciamo con Seymour Hoffman, Paul Newman, Robert Redford, per esempio, poi ce ne sono tanti. E per quanto riguarda i film, diciamo, un film italiano che veramente ho sempre amato è Cinema Paradiso. Però in genere quello che mi ho sempre amato sono le piccole produzioni, anche indipendenti, soprattutto i film, tanti film con cui sono cresciuto negli anni 90, film che non fanno più, film intimisti, che parlano di drammi familiari, e quindi mi piacciono anche quei film, tipo per esempio in America ci sono i fratelli Duplass, che fanno dei piccoli film anche qua molto interessanti, indipendenti. E non lo so, un film che mi è piaciuto molto ultimamente e che è uscito in America, Thunder Road di John Cummings, anche lui fa piccoli film indipendenti, anche lui su drammi familiari, questo genere di film. Small family drama, ordinary people, you know, those types of films. Grazie mille, Torino Film Festival. That's all the Italian that I really know. But I really loved being here, loved Turin. It's a beautiful city. Ciao.